Lo sport in collaborazione con ID Studio è l'azienda italiana famosa nel mondo per la qualità dei suoi arredamenti di design ecosostenibili. Case cinematografiche e TV hanno scelto i mobili ID Studio per i loro set, X Factor, The Voice, importanti film. Da oggi ID Studio propone questi mobili a prezzi speciali che non troverete mai più. Arrederete la vostra casa con prodotti unici e famosi. Presentata a Palazzo Rosso di Alessandria la 29esima edizione del Grand Prix Bordino, in programma dal 7 al 9 giugno. La manifestazione, che riunisce appassionati collezionisti di prestigiose auto d'epoca, coinvolgerà la città di Alessandria, il Basso Piemonte e i territori limitrofi. Partenza il 7 giugno da Piazza Garibaldi, percorrendo Corso Roma, ma già nel pomeriggio animazione per le vie della città e possibilità di ammirare le vetture in Piazzetta della Lega. Il giorno seguente tappa nell'Astigiano, ma la vera rievocazione del Grand Prix Bordino si svolgerà domenica 9, a partire dalle 9.30 intorno a Piazza Garibaldi. Contemporaneamente si svolgerà un evento dedicato ai bambini, il Mini Gran Premio UNICEF, che contribuirà a finanziare il progetto Ride Over Way, che vuole consentire a tanti bambini residenti in paesi travagliati dalla guerra di tornare sui banchi di scuola. I più piccini saranno protagonisti al volante di automobilini a pedali anni 50. È importante che la città riconosca il suo ruolo fondamentale nello sviluppo del motorismo per un decennio tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso, ha dichiarato Antonio Traversa, presidente del Club Bordino e consigliere federale dell'Automoto Club Storico Italiano. Presentare questo evento nel centro della città consentirà a tanti cittadini di ammirare da vicino auto che scrissero pagine di storia automobilistica. Fra le manifestazioni collaterali di questa 29esima edizione, sostenuta come sempre dal gruppo AMAG, ricordiamo una mostra fotografica ospitata presso il Museo della Gambarina, inaugurata il 24 maggio, visitabile per un'intera settimana. Un modo per ricordare la figura di un personaggio memorabile, Pietro Bordino, asso del volante, che perse la vita durante le prove del circuito nell'aprile 1928, per ricordare il quale nel 1983 nacque ad Alessandria il Veteran Car Club, a lui intitolato. Una manifestazione che può considerarsi il fiore all'occhiello per la nostra città, hanno infine affermato in conferenza stampa il sindaco Gianfranco Cutica di Arrivigliasco, l'assessore alle manifestazioni ed eventi Chiari Mafteita e l'assessore ai servizi educativi e scolastici Silvia Straneo. ID Studio, a Basaluzzo, sulla statale Nobio Vada, di fronte al centro commerciale Trevalli, www.idstudio.it. Vi aspettiamo per stupirvi, anche con un omaggio. Il meteo, in collaborazione con... E intanto la musica ti prende sempre più per sognare. Radio City.